Buongiorno, oggi siamo al New York Botanical Garden, che è nel Bronx. Io sono raffreddatissima, perché mio marito è raffreddatissimo, l'unico sano è Timmy. Facciamo i biglietti adesso. Siamo venuti qua perché c'è questo qua, questa cosa qua. No, non si vede qua, vediamo se c'è scritto qua dietro. Beh, vabbè, insomma, c'è tutto uno show sulle orchidee e quindi siamo venuti a vedere quello. Sembra carino questo posto. Una piccolissima serra che ci aspetta per essere visitata. È enorme, non so se la vedete, c'è un po' una luce orrenda. Vabbè, cioè c'è troppa luce, c'è una giornata magnifica finalmente. Yes, dear. Ci sono anche pappagalli. E ci sono anche ciliegi in fiore. Non è un ciliegio quello. Perché non serve andare in Giappone per trovare ciliegi in fiore. Si può andare anche a New York. E qua troverò sicuramente il mio nuovo albero preferito. Beh, insomma, se non lo trovo qua. È fantastico, ci sono degli alberi bellissimi, guardate questa. Beh, è una giornata veramente stupenda. C'è un caldo quasi estivo. Non c'è vento, si sta benissimo. È la giornata perfetta per venire qua. Guardate che roba. Profuma? Oh my god. Just shut up. Sta raccogliendo tutte le pigne. Qui è bellissimo, ragazze, non potete immaginare, perché si sta proprio bene di temperatura. Sì, lo so, l'ho già detto prima, però volevo ribadire il concetto. Abbiamo fatto un picnic, abbiamo preso un po' di robine, della frutta fresca, un po' di formaggio, un po' di salumi, insalatina da farci dei panini al volo, così da non perdere troppo tempo a mangiare qua, perché immaginavamo che ci sarebbe stato un po' di ressa. Infatti erano pienissimi le zone ristorante e ci siamo fermati su una panchina così in mezzo agli alberi. Davanti c'è una zona tipo paludosa, la chiamano. Infatti lì dove è più giallo Timmy è andato, è un po' sprofondato nella terra, nell'erba. C'era passato dietro per non entrare nel video, poi ho girato la telecamera e sono entrati comunque. Vabbè. E oggi ci godremo la giornata qua. E voi con noi. Li ho persi perché penso siano andati a farsi un giro chissà dove. Perché c'è Timmy che sta inseguendo un uccellino da un quarto d'ora, lo continua a inseguire ovunque. Per quello che è andato un po' nella zona paludosa. Lo insegue, si arrabbia molto perché non riesce a prenderlo.
adesso entriamo qua nella parte avventurosa per bambini. Un bruco gigante fatto di fiori. No, Timmy, dove vai? Non si può andare nella fontana. Adesso entriamo a vedere lo show delle orchidee. È qua. Just real choice. I need one monitor. One group. Same for 25 years. C'è un cactus enorme. Boom. Che bella.